Buonasera colleghi, chiedo di concorso nel posto in modo da procedere con l'appello e consumare i lavori del Consiglio Comunale. Quindi passo brevemente la parola alla segretaria per l'appello. Signa. Presente. Favale. Presente. Maniglia. Presente. Presente. Corleo. Presente. Carucci. Presente. Presente. Pulimeno. Presente. Carniola. Presente. Casa Massima. Presente. Capoio. Presente. Borracci. Presente. Mancini. Cucci. Presente. Scalera. Presente. Serva. Presente. Bisogna. Assente. Grazie. Promessa quindi con 14 presenti e 3 assenti in fase di valida. Mi è giunta la giustificazione da parte dei consiglieri Pulimeno e Bisogna, i quali per impegni precedentemente assunti non potranno partecipare all'adunanza del Consiglio Comunale che abbiamo appena aperto. Il consigliere Mancini mi ha chiamato per comunicarmi che arriverà con qualche minuto di ritardo. Ricordo all'assise che c'è un amico Pino Cavalle nel quale lavoro di diritto di impresa in quanto soggetto autorizzato ai sensi del regolamento di questo Consiglio Comunale ha approvato nel 2017 e passo brevemente la parola al sindaco per il quale fa la comunicazione. Prego sindaco. Grazie Presidente, io voglio augurarvi buon lavoro durante questa seduta consigliare. Vorrei brevemente riportare un messaggio di ringraziamento da rivolgere all'Associazione Nucleo 25 delle nostre protezioni civili, perché ieri un grande spirito di servizio rivolto alla nostra comunità hanno concluso un momento di lavoro insomma, per la nostra comunità. Da qualche giorno abbiamo avviato dei lavori di sistemazione nel tema verde pubblico, in particolare sugli alberi prospicienti la piazza e quindi tutto il corso. Abbiamo eseguito inizialmente dei lavori di pulizia degli alberi con rimozione di malsecco e a tal proposito ringrazio e sottolineo un messaggio grandissimo di un amico agronomo che ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro svolto dalla ditta specializzata a cui si è dato l'incarico di pulizia delle chiome, e abbiamo poi in seguito svolto diversi interventi, precisamente 3 interventi sempre affidati a ditta specializzata per la pulizia degli alberi rispetto a diciamo, insetti che ne insidiano la crescita, soprattutto generando anche dei residui che restano sulla piazza. In questi giorni abbiamo vissuto questo disagio legato proprio all'uso dei prodotti biologici, come legge impone sui luoghi pubblici. Abbiamo usato da prima uno speciale prodotto, un sapone biologico, in seconda battuta abbiamo usato un olio naturale, un olio minerale per poter combattere la coccidia che genera questa produzione di materiale appiccicaticcio, diciamo così, che ha in qualche modo rovinato il percorso della piazza, soprattutto in prossimità degli alberi. Abbiamo quindi concluso i trattamenti previsti e immediatamente le protezioni civili, in particolare il gruppo di Nucleo 25, hanno voluto contribuire a questo lavoro ripulendo la piazza con la speranza che il problema sia definitivamente risolto, e se non è così continueremo con questo tipo di interventi, perché ci risulta che dalla piantumazione di quegli alberi non sia mai stato eseguito un intervento come quello eseguito in maniera specializzata in queste settimane. Volevo ribadirlo in questa assise un ringraziamento ufficiale a chi con spirito di abnegazione si mette senza alcuna riserva a servizio della nostra comunità. Detto questo, ribadisco il mio buon lavoro a tutti noi in questa seduta consigliare. Grazie.
Grazie Sindaco, saluto il consigliere Mancino che nel frattempo ci ha raggiunto, chiedo di intervenire sulla situazione il consigliere Borracci, ne ha facoltà il consigliere. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che prendo atto con piacere, seppur in maniera molto tardiva, si sia provveduto al lavaggio della piazza Vittorio Veneto e zone limitrofe, per la prima volta da quando faccio consigliere comunale ho visto effettuare l'operazione di pulizia dalle protezioni civili e mi sono chiesto perché non vi abbia provveduto la ditta che solitamente è detta alla raccolta di rifiuti e che da sempre ha avuto la responsabilità anche di procedere alla pulizia. Mi è stato detto da qualcuno che la ditta ha terminato il numero delle operazioni previste contrattualmente. Mi è sembrata una risposta leggermente fuorviante, perché credo che, ripeto, al di là del meritorio intervento della protezione civile locale, però credo che è necessario un piano di programmazione che la pulizia della piazza e delle aree limitrofe vengano curate dall'amministrazione comunale in una maniera, non emergenziale, ma in una maniera programmata, con ripetuti interventi, se necessario anche extracapitolato, perché non ci possiamo permettere di avere, come abbiamo avuto, in pieno periodo turistico, seppur l'annata è quella che è per l'effetto del Covid, eccetera, però non ci possiamo permettere di avere nel centro città, a maggior ragione, nelle condizioni in cui abbiamo tutti potuto osservare. Da agricoltore mi permetto di sorridere sulla bontà delle potature poste in essere in piazza, però non faccio un potatore in professione. Però mi è stato raccontato, perché non ero presente, perché altrimenti avrei anche potuto, mi è stato raccontato come si è proceduto alla potatura, ma al di là di come è stato proceduto alla potatura e il risultato, quello che mi interessa, credo che sulla qualità della potatura potremmo aprire un dibattito col sindaco, ma ripeto, non voglio andare oltre in questa polemica, che può diventare anche sterile. Quello che mi interessa invece mettere in evidenza è che purtroppo è palese a tutti che gli interventi sono stati fatti con molto ritardo, quindi mi sarei aspettato che, a maggior ragione, dopo l'intervento di potatura degli alberi si intervenisse subito con la pulizia della pavimentazione. L'intervento di pulizia. Il processo che... Allora, una cosa sono gli interventi sugli alberi, ne possiamo discutere anche domani, ma la pulizia della piazza, e non solo della piazza, anche dei cittadini che collegano il monumento dei caduti alla piazza, presentano delle condizioni non idonee già da tempo e non certo, ma sono legate poi agli interventi, magari sono prodotti tecnologici, ma che possono riguardare tutti i giorni. Però il problema del qualcuno definito chit-chat sulla piazza è un po' più agato, mettiamo così. Quindi, al di là di tutto, mi sarei aspettato invece oggi che l'intervento tuo, al di là di questo, meritorio intervento in via emergenziale della protezione civile, a cui mi unisco nel ringraziamento, mi sarei aspettato da parte tua, caro sindaco, un intervento invece su una questione che ha scosso in qualche modo l'opinione pubblica, a maggior ragione visto i tuoi roboanti interventi nei mesi scorsi, in particolare l'anno scorso, se non erro, e la ritorni nella questione di pandemia. Ok? Allora, io che sono un addetto ai lavori, posso anche comprendere alcuni passaggi e quindi comprendere perché ancora oggi si evidenzi che quell'attività operativa presenta gente e quant'altro. I non addetti ai lavori, ripeto, anche alla luce delle tue affermazioni dello scorso anno e anche di un'ordinanza che tu hai fatto in passato, si chiedono come mai, perché il comune non riesce a portare a termine l'iter
visto che sosteniamo come comune da anni che ci sono sentenze a nostro favore, perché è chiaro che ci sono delle aree che sono oggetto di abusi edilizi, che sono di proprietà del comune, che noi non riusciamo tutt'oggi ad entrare in possesso, e come mai addirittura nelle stesse aree, ed anche in altre su cui invece non ci sono alcun tipo di vincoli, perché le sentenze non riguardano niente reale, ma riguardano alcune aree di parte. Ebbene, come mai addirittura si continua a svolgere l'attività? Allora, su questo io sinceramente, visto anche il clamore mediatico, che c'è stato un servizio che credo tu abbia visto su Telenova, credo, che invece riguarda una fattispecie privata, tra virgolette, su cui non è, però che hanno posto l'attenzione sul fatto che quel villaggio, quel camping, chiamiamolo come lo vogliamo, è comunque attivo. Quindi credo che sia doveroso da parte tua, oggi, ma se non è il caso oggi, facciamo un intervento specifico e cerchiamo di far capire alle stesse imprese che cosa manca per portare a casa il risultato complessivo, e perché ancora oggi invece si deve registrare la presenza di gente che magari ignara si ritrova poi a passare le vacanze a Pino di Lene e poi magari ci fa uscire con una stagione nazionale, perché se siccome la problematica è rilevante, perché ripeto, l'Evo che ha avuto la questione è il servizio di Terranova, pone una questione che non è solo politica, ma anche di opinione pubblica. L'opinione pubblica vuole sapere perché non siamo riusciti come comune a dare seguito alle tante preste in posizione dell'ente già prima di questa amministrazione e con questa amministrazione anche. Perché non si riesce? Grazie Presidente. Due brevi precisazioni per essere completi nell'informazione. Per quanto riguarda la pulizia della piazza, non è vero che gli interventi, quelli ufficiali da capitolato, sono terminati. Quegli interventi seguono un determinato calendario. Ci sono nel periodo estivo, ci sono 12 interventi, di cui credo 4 o 5 siano eseguiti in maniera assolutamente più strutturata di quanto avveniva negli anni precedenti, lo abbiamo visto. La questione è che contemporaneamente a questa precisa esecuzione dei lavori di pulizia e lucidatura della piazza si sono eseguiti dei lavori che hanno inciso, in un caso addirittura il giorno dopo rispetto all'intervento programmato da capitolato, sul manto della piazza, insomma sulla pavimentazione della piazza. In quel caso, e cioè qualche giorno fa, abbiamo voluto completare le operazioni di trattamento degli alberi con questi prodotti molto più, che hanno generato conseguenze molto più evidenti, perché appunto si tratta di oli minerali che hanno di fatto generato l'effetto del pavimento a cicatrice colloso, scuro, sporco, e perché chiaramente ha raccolto e ha fatto incollare polveri, sporcizie varie, eccetera. Quindi l'intervento straordinario si è reso necessario proprio perché è al di fuori di quel calendario e non avremmo potuto forzare l'esecuzione dei lavori da capitolato, perché appunto quelli sono programmati rispetto all'intervento di determinati macchinari che noi abbiamo visto operare. Il punto è che quando lo pubblicizzi diventa propaganda, quando non lo dici diventa assenza di intervento, e quindi non sai mai come gestire la comunicazione, ma ti assicuro che la programmazione è in atto e continuerà ad essere in atto per mano della Universal, indipendentemente dalle condizioni della piazza. Nel caso dei giorni scorsi, e speriamo che si sia completato con l'ultimo passaggio di trattamento, era necessario un intervento straordinario e abbiamo fatto ricorso con molto spirito di collaborazione e di amicizia all'associazione numero 25. E questo è un punto.
Per quanto riguarda il Pino di Lenne, chiaramente abbiamo visto il servizio, chiaramente siamo colpiti da questa sciagura che ormai colpisce Palagiano da decenni, da 40 anni. Tu conosci perfettamente la situazione e per rispondere alla tua domanda e per il tuo tramite rispondere alla nostra comunità, ti direi questo, che i tempi della ingiustizia, i tempi della delinquenza, i tempi della illegalità sono molto più veloci e molto più celeri dei tempi della legalità, dei tempi della onestà, dei tempi della regolarità. Quindi cosa succede a Pino di Lenne? Succede che questi atti delinquenziali, truffaldini, assolutamente illeciti, continuano a perpetrarsi indipendentemente da qualunque tipo di autorizzazione. Quindi alla domanda perché all'interno del villaggio e in particolare sulle particelle che sono risultate essere particelle abusive perché esistono costruzioni abusive, si continui a svolgere attività semplicemente perché l'attività truffaldina e delinquenziale non pretende alcun tipo di richiesta e di riscontro, si svolge e quindi esiste nel momento stesso in cui si svolge. È chiaro che noi seguiamo questa cosa da tempo, ancor prima che Telenorma, diciamo, confezionasse opportunamente il suo servizio per dare notizia. Io mi sono attivato nei giorni scorsi per provare a contattare la famiglia siciliana per portare il mio personale, il nostro personale, saluto e anche sentimento di vicinanza per la truffa che hanno subito. Abbiamo, ancora prima che tutto ciò avvenisse, abbiamo avviato le ulteriori ed ancora successive azioni di segnalazione con comunicazione, con verbali ispettivi della polizia locale, segnalazioni alla procura, alla questura, alla prefettura. Abbiamo segnalato tutto quello che era necessario segnalare. Perché non si conclude questo processo? Non perché l'amministrazione non riesce a fare, ma perché l'amministrazione non fa ancora. Perché, come tu ben sai, manca un ultimo passaggio, cioè la sentenza relativa al processo, ex articolo 702 bis, che determina la requisizione di quelle aree per poter entrare forzosamente all'interno della struttura. È chiaro che in attesa che la giustizia completi i suoi processi, la delinquenza e la irregolarità svolge il suo percorso senza guardare in faccia a nessuno, senza badare a nessuno. La cosa che più mi addolora è che la politica, e qui c'entriamo anche noi, rimane silente di fronte a questa sciagura. La politica, che siamo noi, rimane indifferente di fronte a questa sciagura. Perché a me sarebbe piaciuto che tutti noi, opposizione, maggioranza, sindaco, assessori, consiglieri, fossimo andati lì, come è capitato di fare in questi giorni, con un atteggiamento silenzioso, perché abbiamo capito anche che all'interno di questa battaglia si inseriscono altre battaglie politiche, i veri fantasmi della politica palagianese, che continuano a giocare la loro partita su quel campo. E malauguratamente per loro dovesse risolversi il problema Pino di Lenne, non avrebbero tematiche da proporre alla città. Questa è la verità, se vogliamo essere onesti con la comunità, altrimenti facciamo retorica. Allora guarda, Donatello, per la stima che, diciamo, mi lega a te, un rapporto di serena collaborazione politica, diamoci da fare, andiamo insieme davanti a quei cancelli domani, andiamo a vedere chi sono gli operatori dell'associazione Due Moli, una nuova associazione che ancora una volta gestisce e riperpetra quel meccanismo del cambio del nome di Iuris per portare interessi in saccoccia. Andiamo a vedere in faccia chi sono queste persone e denunciamole con nome e cognome. Andiamo a vedere quali ruoli svolgono queste persone all'interno della nostra società. Andiamo a vedere quali legami politici hanno queste persone con i nostri rappresentanti della politica locale. Allora avremo fatto un lavoro egregio per i nostri concittadini. Scusa lo sfogo, no, il tema mi ha accaduto. Grazie. Grazie sindaco. Grazie presidente. Giusto per replicare.
replicare al sindaco, diciamo che ho tanti difetti, ma una cosa che mi attribuisco è la non omertà. Sono abituato sempre a prendere posizioni su tutto, anche quando converrebbe politicamente, umanamente, fare passo. Oggi sono io che ho chiesto a te di chiarire, non solo a me che sono andato al tuo lavoro, e ti devo essere sincero, in questi giorni, prima di questo consiglio comunale, ho un po', diciamo, esercitato il mio ruolo di consigliere comunale, ho interloquito con vari uffici per capire cosa ci fosse. Tu hai parlato in via generale, poi dovremmo scendere nel particolare, capire che probabilmente anche nel comune, anche durante questa fase amministrativa, qualche cosa non ha funzionato come dovuto. Ma ripeto, non è questo il tema. Il tema è un altro. Io sono qui a porre la questione, l'ho posta a te, ti ho chiesto di fare chiarezza, non solo nei confronti di questa sì, ma nei confronti dei tanti cittadini che poi perdono fiducia nel ruolo istituzionale di un sindaco, di un consigliere comunale, di un leader politico che dice una cosa e poi i fatti lo smentiscono. Io sono pienamente d'accordo con te che la giustizia ha purtroppo dei tempi lunghi, c'è chi giustamente lavora solo su una pratica e quindi coglie tutti gli aspetti procedurali per tardare gli esiti. Il Covid da questo punto di vista ha allungato ulteriormente i tempi della giustizia, però io ti faccio qui pubblicamente la stessa proposta che ti ho fatto in commissione, nella tua stanza, quando ci siamo riuniti, abbiamo discusso di tipo di legge, quando abbiamo fatto le commissioni consigliari nella tua stanza per rispettare il distanziamento del Covid. E noi abbiamo bisogno per risolvere questa problematica di andare a un livello diverso. Non basta neanche più il prefetto, il questore, perché sono parte integrante di meccanismi. Piuttosto che andare a fare la passeggiata prima di lei davanti ai cancelli, io ti invito a fare una delegazione in questo consiglio comunale con chi se la sente. Prendiamo appuntamento col ministro dell'interno, che peraltro è un tecnico, non mi sembra che sia politicamente schierato da nessuna parte, e andiamo a sottoporre la questione e chiediamo a loro, che sicuramente hanno dei consulenti molto più preparati di noi, di aiutarci a portare legalità sul nostro territorio. Poi se la controparte ha ragione, prenderemo atto che abbiamo sbagliato noi. Se la controparte ha torto, probabilmente riusciremo a portare a casa l'unità. Al netto della procedura del 702 bis da te citare, che purtroppo è una questione che è a monte di qualsiasi problematica, visto che già negli anni 89-90 il problema è stato l'accesso, il primo vero contenzioso che c'è stato. Quindi io politicamente, umanamente, da cittadino di Palagiano, prima che ancora da consigliere comunale, sono pronto a venire insieme a te, dal ministro dell'interno, a sottoporre l'intero fascicolo e a chiedere a loro come possiamo noi umili amministratori locali, con il supporto di un comando di polizia locale, della stazione dei carabinieri, del questore del prefetto, come possiamo, se ci spetta, fare sì che sul nostro territorio si porti la legalità. Poi può darsi che ci diranno che abbiamo torto, che abbiamo sbagliato a leggere le sentenze, che è tutto a posto, che si può fare attività, e allora prenderemo atto che abbiamo sbagliato, chiederemo scuse ai cittadini e daremo l'opportunità a chi vuole fare l'imprenditore sul territorio, potremmo fare con il nostro supporto, perché qualcuno dell'altro livello ci avrà detto che si può fare. Perché altrimenti sembra quasi che diventi una questione da campagna elettorale, e non lo è, e non lo può essere, ok? A questo quindi, punto non può essere più un problema. No, per quanto mi riguarda non lo è mai stato. Non lo è mai stato. Perché ripeto, io sono sempre dell'idea che se un cittadino rispetta un diritto, quel diritto è sacrosanto. Se un cittadino un diritto non rispetta, la pubblica amministrazione deve avere il coraggio e la forza di andare finito. Questo abbiamo fatto, abbiamo capito. Io penso che abbia capito, penso che anche con te tu, adesso però bisogna avere la forza di portare a casa il risultato. Poi se ci siamo sbagliati nel leggere le sentenze, e ha ragione qualche altro che dice che invece è tutto in regola e che si può fare attività in tranquillità, ora noi che chiederemo scusa e consentiremo a qualcuno di svolgere la propria attività. Però non mi sembra, al di là di tempi di defaianze, perché con il separata sede dobbiamo anche parlare delle defaianze comunali, perché spesso la controparte
così, che giustamente cerca di difendere i propri interessi che ritiene legittimi, utilizza delle defaianze del comune. Quali per esempio? E parliamo carte alla mano, ok? Perché l'autocritica serve anche a migliorarsi, ok? Parliamo di questa amministrazione del tempo. No, anche di questa. Anche di questa. Del passato ce ne sono state e continua purtroppo. Ma questo poi al di là della volontà del sindaco, dell'amministrazione, questo è proprio probabilmente legato al fatto che quando una procedura passa per tante persone, probabilmente non tutte sono pienamente convinte di quello che devono fare. E in questo tempo magari si insinua qualche altra situazione che non va nell'interesse dell'ente. Ma in questo tempo ne parliamo a parte, perché poi l'errore capiterà a tutti. Quando è errore. Se noi dovessimo riscontrare dall'analisi che non si tratta di errore, ma si tratta di altro, bisogna denunciare. Bene. Grazie, consigliere Cornacci. Nel frattempo ha chiesto nuovamente sulle. Ha chiesto prima il consigliere Mancini, poi siccome si sono prenotati consigliere Mancini e Scalo, che era rinunciato consigliere Scalo, ma potrà liberare il consigliere Mancini. Prego, consigliere Scalo. Volevo. Sì, si sente. Senti, volevo fare una domanda al sindaco che ho sentito parlare che il nucleo 25 ha pulito la piazza. No, volevo capire, effettivamente nel sentire anche il consigliere, io purtroppo non ho visto perché non sono stato a Palagiano, quindi non ho visto la pulizia fatta dal nucleo 25, che da cittadino ringrazio, ma da consigliere comunale mi preoccupa un po'. Considerando che se ci sono delle aziende che sono preposte a fare questo lavoro, non so se nello statuto del nucleo 25 o il comune di Palagiano, anche su base volontaria del nucleo 25, ha una convenzione con questa associazione per far fare le pulizie. Questo lo chiedo, e nel caso specifico se ha attivato una polizza al nucleo 25 per poter far fare le pulizie, si è fatto la comunicazione all'INE, perché il volontariato va bene, però dobbiamo stare attenti se ci sono delle aziende che fanno questo specifico lavoro, se è stato affidato a qualche azienda lo specifico lavoro e poi questo lavoro viene fatto da una società che, nucleo 25, non mi risulta che è una ditta di pulizia, mi risulta che è una società di volontariato. È un'associazione che nel proprio statuto non credo che abbia la pulizia, abbia al suo interno la pulizia delle cose. E anche quando si fa, lo dico così, anche quando c'è qualcuno che fa il volontario per conto del comune, non è che siamo a casa nostra, il comune deve verificare se questa associazione ha i requisiti per poter fare, e nel momento in cui fa questi tipi di lavori il comune ha anche l'obbligo di verificare se queste società sono assicurate per poter procedere a fare determinati lavori. Associazioni, chiedo scusa. Grazie, consigliere Scalera, sindaco, proporre praticamente prima anche la consigliere Mancini, se sono temi differenti rispondo subito e poi ascoltiamo Mancini se è possibile. Sì, siamo d'accordo. Prego, sì. Grazie Presidente, grazie consigliere Scalera, mi auguro che le tue stesse considerazioni tu le faccia quando il nucleo 25 e tutte le altre associazioni di volontariato e protezione civile vanno a spegnere i fuochi, vanno a gli incendi, vanno a controllare gli allagamenti, vanno a pulire le radure, vanno a sistemare per esempio gli accessi a mare nel Pino di Lene proprio per regolamentare gli accessi veicolari. Giusto per comprendere, le protezioni civili per loro stessa natura hanno questo compito, ma proprio per venire incontro all'interrogativo che può essere interrogativo, spero non sia polemica, le associazioni di protezione
Posso? Sì, certo. Completo poi. Le associazioni di protezione civile non svolgono attività di pulizia. Le attività di protezione civile sono intervenute quando la situazione è diventata una situazione emergenziale e non per gravità ma per temporalità, cioè quando non è stato possibile eseguire secondo il calendario del capitolato della Universa della Polizia, perché era stata svolta la settimana prima. Ribadisco che ci sono 12 interventi nel periodo estivo previsti da capitolato, ne abbiamo eseguiti diversi, credo già 6 o 7 sino ad oggi, e il calendario prevede una certa data e un certo intervento. Lo spiegavamo prima, lo abbiamo compreso prima. Nel caso della emergenza temporale è intervenuta la protezione civile, che rientra in una delle legittime attività delle protezioni civili all'interno del nostro territorio. Ma proprio per evitare le polemiche inutili, ribadisco, ma credo che tu la conosca approfonditamente in quanto consigliere comunale, che esiste una convenzione che lega le 4 associazioni, anzi le 5 associazioni di protezione civile sul nostro territorio con il comune di Paragiano. Convenzione questa, se vorrai ti proporrò una copia in modo da approfondirne i contenuti, che prevede esattamente questa cosa, cioè una squadra di volontari che attraverso l'uso degli strumenti a loro dati possano dare un contributo di supporto alla gestione ordinaria ed anche straordinaria della nostra comunità. La pulizia della spiaggia, la pulizia della piazza, cioè la rimozione di quel materiale appiccicaticcio che poteva rappresentare anche un pericolo per la nostra comunità, rientra esattamente nelle logiche di intervento delle protezioni civili, come quando vanno a spegnere gli incendi, come quando vanno a gestire gli allagamenti del sottopasso, come quando vanno a pulire le radure e i boschi che appartengono al nostro territorio. Grazie. Grazie Sindaco, consigliere Stanca della Capitale. Su questo mi dispiace dire che tutte queste associazioni hanno dei contributi, non è che lo fanno solo a titolo gratuito. Allora, io volevo capire, hanno dei contributi. A maggior ragione. Io il problema che mi pongo qual è? Fare la potatura agli alberi, noi viviamo in una zona agricola. Fare la potatura agli alberi. Non abbiamo fatto potatura, abbiamo tolto Malseppo, che è cosa diversa. Cioè, notte, perché se dobbiamo fare, dobbiamo essere precisi negli aspetti. Lo sfoltimento e non la potatura. Fare lo sfoltimento, fare la potatura secco. Comunque ha fatto sì che questi alberi abbiano rilasciato della pece. Sì. Quindi, siccome è così. Esattamente, ci sia il materiale. La società specializzata sapeva, ecco perché ritorno a dire, sapeva che quando si fanno determinate potature, noi siamo la maggior parte, anche se non siamo coltivatori diretti, ma abbiamo anche ognuno di noi un albero a casa nostra, sappiamo che provoca questa tipologia di problema. Perché la società, quando ha fatto la potatura, non ha fatto sì che questo venisse eliminato? Una domanda. Perdona, ci sono facendo mancare. Non è lo sfoltimento che ha generato questo effetto, ma sono le sostanze segrete dalla cocciniglia prodotto dall'uso di questi oli per eliminare la cocciniglia, oli biologici che dovevano e potevano essere usati. Quindi non è lo sfoltimento che ha generato la collosità, ma è l'olio usato per aggredire la cocciniglia. Siccome non si è mai fatto e le panchine in piazza erano fetenti perché non si era mai fatto, lo abbiamo fatto e questa secrezione ha amplificato il problema e l'abbiamo risolto con la polizia. Mi sembra così semplice. Confondere i piani significa confondere la gente che ci ascolta. Io ritorno a dire, è stato fatto male. È stato fatto questo lavoro apprezzabilissimo, ci mancherebbe, nessuno dice il contrario, però la mia paura è quella che ci stiamo servendo troppo di queste associazioni di volontariato quando noi stiamo pagando
quando noi stiamo pagando le società per fare un determinato lavoro. Io, questa è la paura da consigliere comunale. E l'altra paura da consigliere comunale che ho, queste associazioni che si possa chiamare, ringrazio il numero 25 che l'ha fatto, per carità, ringrazio tutte le associazioni, quando si attivano a fare queste tipologie di lavoro, fanno il comune è attento a verificare se vengono fatte le indicazioni all'INEM per esempio, sono coperte da assicurazione come tutte le associazioni che operano. Non c'entra niente, stiamo parlando di due cose diverse. Allora, io vi prego di verificare se questo è se un'associazione, un volontario si dovesse far male e non rientra nelle loro attività, io come devo tutelare, anche perché siccome se dovesse succedere qualcosa paga la comunità palagianese, voglio evitare che la comunità palagianese paga anche su queste cose. Grazie, consigliere Scalera. Quindi il consigliere Mancini, che si era già presentato, può prendere la parola. Grazie Presidente. Grazie Presidente, Sindaco, buongiorno a tutti. Allora, apprendo durante i lavori iniziati che si è stata trattata la questione della pulizia della piazza. Dicevo, Sindaco, attesa il mio ritardo, apprendo con qui durante i lavori che avete trattato la questione della pulizia della piazza. Qui sento che è stato detto che sono stati fatti 3-4 interventi, ma da durante l'estate o dall'inizio dell'anno? No, durante il periodo estivo 3 interventi. 3 interventi. Degli 11, scusami, perché sinceramente posso continuare? Perché sinceramente credo che durante il periodo estivo siano stati fatti soltanto un paio di interventi, credo io. Uno risale esattamente al giorno 8 agosto, quando io pubblicamente mi sono esposto sulla questione della piazza che è vicino al bar, diciamo, il momento di Caputo fino al Milan Club, c'era la stessa condizione che fino a qualche giorno fa esisteva. Giorno 8 la ditta Universal aveva provveduto a rimuovere il materiale appiccicoso che era sulla piazza. Quindi quello è un intervento che sono fatto sicuramente perché ne abbiamo un po' certezza come data l'8 agosto. Gli altri 2 o 3 sinceramente non me ne sono reso conto perché la piazza sta sempre sporca, di conseguenza o era così sporca che non si è riuscita a pulire o vuol dire che è stato un intervento marginale. Per quanto riguarda l'ultimo intervento, mi parli di una questione emergenziale, quindi è stata utilizzata l'associazione poc'anzi detta anche dal collega Scavino. Sinceramente non credo che sia stata questa evidenza così emergenziale, perché se avevate previsto che utilizzando quei prodotti dell'olio apprendo oggi scaturiva quel risultato, sicuramente qualcuno doveva provvedere, quindi l'assessorato preposto, l'ufficio tecnico preposto a programmare dal momento del trattamento lì a una settimana la pulizia della piazza. Io la vedo in un altro modo, purtroppo non so dire, a pensare male a certe volte ci si azzecca, no? Io credo che siccome c'è un evento in piazza la stessa giornata, c'è un evento in piazza ogni sera, sì, diciamo un evento un po' più organizzato e anche c'era, ormai si era diffusa sui social le condizioni della piazza, avete ritenuto di provvedere con questo tamponamento utilizzando l'associazione Mondo 25. Ben venga, l'importante è aver risolto la problematica. Andiamo un po', quindi credo che di emergenziale c'era ben poco perché era programmato. Andiamo al discorso della non potatura ma dello svolgimento degli altri. Il massimo.
anche lì mi sono pubblicamente esposto e quindi non ho motivo e anzi ho il dovere di riprendere la situazione. Non entro nel merito perché non sono competente in materia, però credo che il lavoro svolto deve essere svolto diversamente con molto più professionalità, come è successo in passato quando con costi anche minori, quando si noleggiava il gesto. Quando? Come è successo in passato? Quando si è fatto a volte utilizzando anche l'operaio comunale, operai comunali o anche ditte, utilizzando il cestello e dando una squadratura, un disegno anche agli altri stessi. Oggi tutto ha quel verde pubblico tranne col disegno. Ma questo è un giudizio personale. Andiamo poi al Pio di Lene, lo tocco molto marginale, perché il Pio di Lene meriterebbe un consiglio monotematico. Sindaco, grazie. Scusa. Ho preso la tua attenzione, quindi credo di inventare solo 3 minuti. Ma è una vita che ha tutta la mia attenzione, da parecchio tempo. Grazie, mi fa piacere. Tocco il discorso Pio di Lene, anche se lì avrebbe fatto un discorso molto più ampio e molto, anzi forse un consiglio monotematico, meriterebbe questa conoscenza della comunità, dello Stato che versa il Pio di Lene. Mi chiedo io, perché non sono a conoscenza, se questo periodo estivo gli uffici comunali o il sindaco abbiano emesso ordinanze finalizzate alla sospensione o alla qualunque tipo di provvedimento per non portare in essere quello che è successo, come diceva Borracci, qualche giorno fa. E richiamo l'ordinanza da te emessa il 4 agosto 2017, appena insediato, ricordo benissimo che affrontasti questa problematica mettendo l'ordinanza, numero 3008. Ordinanza 3108, chiedo scusa. Vabbè, ok, quella lì, nell'agosto 2017. Ordinanza, protocollo, chiedo scusa, ordinanza, protocollo 3108 PL, ordinanza numero 92, chiedo scusa, / gen, datata 4 agosto 2017. Quando con un sovralluogo delle forze di polizia locale, della polizia locale e dei carabinieri, ordinasti diciamo, di interrompere qualunque tipo di attività in quelle aree. Mi chiedo, quindi chiedo a te che voglio conoscere, se la stessa ordinanza diciamo, è stata riproposta quest'estate a chi oggi ha messo in ridicolo la nostra comunità. Grazie. Grazie, consigliere Mancini. Prego, sindaco, se vuoi parlare di consigliere, tanti temi sul tavolo, spero di ricordare tutto la propria memoria. Prima questione, alberi e pulizia. L'ho detto all'inizio, forse non c'eri ancora, lo ripeto. No, non c'era all'inizio. Pensi. Il capitolato in atto, peraltro per la prima estate con questa nuova azienda, prevede, a differenza del passato, 12 interventi estivi che, spalmati sui 3 mesi, sono un intervento a settimana. Quindi abbiamo un intervento di pulizia a settimana. Poi dipende. Io ti ho ascoltato. Ti prego di ascoltarmi. Molto attentamente. Te lo garantisco. Quindi è chiaro che la società, all'interno della propria autonomia gestionale, valuta le modalità di intervento rispetto alle condizioni del luogo da pulire. Ci sono stati alcuni interventi che sono stati, immagino, più blandi e probabilmente hanno generato delle conseguenze di immediata, condizione non adeguata della piazza, e degli interventi molto più adeguati e molto più approfonditi. In questo processo calendarizzato, mi segui, si innesca un altro processo, che è quello dello sfoltimento degli alberi e non potatura e del trattamento per aggredire un attacco di cocciniglia eccessivo che abbiamo rilevato in questo tempo.
Ora, senza entrare, come dici tu, non entro nel merito perché non ho le competenze, ma poi dico che forse poteva essere fatto diversamente. Stiamo entrando nel merito. Se non abbiamo le competenze, non diciamo se è stato fatto bene o è stato fatto male. È stato fatto, quello che a me conta, quello che per me conta è valutare gli effetti. Il problema con Cimiglia l'ho risolto? Io non lo so se lo abbiamo risolto con questi interventi, lo vedremo nei prossimi giorni. Se la con Cimiglia, che mi dicono se c'è questo determinato liquido colloso e che quindi vola a terra, cade a terra sotto gli alberi, infatti il problema è lungo il colodombra degli alberi, se questa sostanza continuerà a sporcare la piazza, noi continueremo a pulirla e continueremo a fare i trattamenti fin quando il problema non lo avremo risolto. Non potevamo certo mettere una ditta che andava a contare quanta cocciniglia c'era uno per uno per capire che tipi di intervento. Perché non lo si è programmato? Perché non lo si sapeva, Francesco? Perché aspettare la prossima settimana con la richiesta di far venire l'autobotte con le lance ad alta pressione, con la spazzolatrice meccanica ad acqua, eccetera, eccetera, avrebbe generato un lasso di tempo maggiore utile a far fare quegli interventi come quelli che fai tu, in cui si dice che la piazza è sporca. Ecco perché c'è stata l'urgenza. Rappresenti e che rappresentiamo anche noi, quindi le esigenze che si pongono tu sono le nostre, sono le stesse. Ecco perché si è intervenuto con urgenza, un'urgenza temporale, non era un'emergenza, diciamo, strutturale. E spero di aver risposto al discorso dello sfoltimento. Potatura, domanda secca: vuoi che gli vorresti tu come cittadino che gli alberi venissero fatti a cubetti? Detto così volgarmente, no, perché sul tema dei cubetti si è sviluppata una polemica viscerale e anche oltre che ha un po' stancato. Allora, da una parte c'è chi vuole la chioma naturale, dall'altra c'è chi lavora a cubetti, dall'altra c'è chi lavora a piramide. Noi abbiamo soltanto svolto un'attività di manutenzione degli alberi. Quando arriverà il momento della potatura, valuteremo se fare gli alberi a cubetti per dare, come si diceva un tempo, e lo dicono i professionisti, non lo dico io che non ho competenze in tema, di fare la potatura alla francese, cioè dare le prospettive di profondità agli alberi anche con gli alberi a cubetti, perché l'albero appunto non è un capriccio di questo o quell'amministratore, è una scelta tecnica di una metodologia di potatura che permette di dare agli alberi un senso diverso da quello che si dà oggi con le potature a braccia, si dice così, mi hanno insegnato. Quindi anche quello è un tema. Poi non facciamo che cavalchiamo una polemica piuttosto che un'altra a seconda di quella che nasce, perché oggi nasce la polemica della chioma ad albero, domani nascerà, nel caso in cui decidessimo di votare a cubo, quella sul cubo. Quindi cerchiamo di avere una linea, di dire questa è la scelta, perseguiamo questo obiettivo. E credo di averti diciamo, risposto sul discorso dei cubi, le ditte specializzate. Anche qui dobbiamo discutere, Francesco. Ti sei esposto? Certo. Non sono esposto. Ci siamo parlati in altre sedi, sarebbe stato più bello parlarsi qui. Decidiamo. I lavori li devono fare gli operai perché sono pagati per fare questo, ma magari non hanno specifiche competenze? O dobbiamo cavalcare la polemica della ditta specializzata che ti dia un disegno professionale a quel lavoro? Bene, in questo caso lo abbiamo fatto, cioè siamo stati oggetto di contestazione quando quella potatura, per me fatta anche bene, ma tecnico non solo, guardo soltanto, era stata fatta dagli operai, siamo stati oggetto di polemica quando l'abbiamo affidata a una ditta specializzata. Se proprio vogliamo avere la collaborazione, ve la lanciamo la palla della collaborazione, diteci come volete che vengano sistemati questi benedetti alberi. Siccome lo stiamo decidendo insieme, decidiamo così. Lo facciamo a cubi per il tramite degli operai, lo facciamo a braccia per il tramite della ditta, decidiamo insieme. Fino di mente. Esiste una ordinanza emessa dall'ufficio sua dottoressa Quarato
Non esiste l'ordinanza a mia firma perché la procedura amministrativa aperta non prevede un'ordinanza sindacale, ma prevede un'ordinanza diciamo dirigenziale a firma del responsabile. Questo provvedimento è uscito molti giorni prima che tutta questa polemica montasse e do una notizia, è l'atto conclusivo di un processo molto più articolato che prevede la segnalazione alle autorità competenti, prevede l'attività di sorveglianza anche riservata dell'AIA, prevede ha previsto l'intervento di ispezione delle polizie locali, ha previsto la relazione, ha previsto il controllo tramite sua dell'eventuale deposito di stanza fatto all'impulso di parte che deve essere riscontrato dall'ufficio, altrimenti assume efficacia. Ci siamo preoccupati di verificare che non fossero, che ci fossero delle richieste di tal senso e non c'erano, preoccupandoci che non scadessero i 30 giorni. Di una settimana fa l'ordinanza della dottoressa Quarato? 17. Quindi, ancora prima che tutto ciò diventasse di dominio pubblico, erano state già attivate delle procedure, peraltro credo che con qualcuno ne avevamo parlato così informalmente. Perché si sta mantenendo un profilo basso? Perché ogni volta che diventa pubblica la notizia, parte la solita sequela di atti dei soliti personaggi che sono anche opportunamente interessati a questa vicenda, con accessi agli atti, comunicazioni, interpellanze, esposti, querele, e quindi spostiamo l'asse della discussione e dell'attenzione dalle procedure che dobbiamo seguire per arrivare ad una soluzione definitiva alle solite schermaglie politiche che infondano le loro radici almeno negli anni ad andare indietro, 35-40 anni. Questa è l'unica ragione per la quale non si è data pubblicità alle procedure in atto. Chiudo dicendo così, e mi sento di interpretare la volontà anche del gruppo dei consiglieri di maggioranza. Guarda, spostiamo con assoluta convinzione sia la proposta del consigliere Borracci sia la proposta del consigliere Mancini. Con Borracci e con tutti insieme noi avviamo le procedure perché si possa portare sul tavolo della ministra questa questione. Sposo la tua proposta, facciamo un consiglio monotematico, carte alla mano, lo registriamo, ne facciamo un documento video e lo rendiamo pubblico per mettere il punto fermo in questa tristissima vicenda che riguarda la nostra città. Guardate che se questa amministrazione non ha ancora concluso il percorso, non è per inerzia o per connivenza o per distrazione, ma perché la vicenda si complica, come quando lanci una pietra nel pozzo, rotola e ogni volta che sembra che si sia fermata rotola ancora di più, perché il metodo che questa gente usa da 40 anni è il medesimo: far rotolare sempre di più la pietra nel pozzo perché tu possa non raggiungerla. Grazie sindaco. Posso, Presidente, mi comunico a Massimo se la consigliere di Roma sta passando male. Grazie Presidente di Roma. Prego, Presidente Mancini, può recitare. Ciao. Grazie Presidente. Sindaco, allora, spero di riuscire a rispondere a ogni tua osservazione, alla mia dichiarazione. Allora, per quanto riguarda... Come? Stavo dicendo, per quanto riguarda gli alberi, la piazza, io non ho dato un giudizio mio personale, io ho solo riportato il pensiero di tanta gente che giornalmente fa quel tipo di lavoro in pubblica piazza. Tanto, essendo un paese agricolo abbiamo forse il 60% di queste persone che fanno questo lavoro. Non entro nel merito. Per quanto riguarda la forma o forma, non è che se lo fate quadrato o triangolare fate contento un consigliere o l'altro.
c'è diciamo, una tecnica di potatura che qualcuno dovrebbe seguire. Io ritengo che in passato, quando è stata fatta anche da qualche ditta specializzata, abbiamo speso troppo, essere sincero, e vi dico anche il prezzo, sempre 10.000 euro. Io dico 18. No, 18, poi ci erano 7.200 euro a più di lente. Per la piazza erano circa 480 euro ad albero. Sì. Siamo là. La stessa insomma, spesa oggi, ma non è il discorso. A oggi avete inserito la pulizia diciamo, dei rispetto al passato, per farti capire che la memoria storica le aziende di non abbiamo negli ultimi 10-15 anni. Quindi ti dico, io ritengo che... Non entro nemmeno nei costi, perché se la ditta vale, va pagata. Ok? Come un professionista, se vale, va pagata. Io ritengo che per come sono fatto tanti anni, anche questi alberi in verde può essere mantenuto con l'impiego degli operai, noleggiando la variata attrezzatura necessaria di volta in volta. E chiudiamo l'aspetto degli alberi per quanto mi riguarda. Ordinanza del sindacale ieri e oggi del suo apo dirigenziale. Purtroppo sindaco o è sfuggita a me o sul sito del pubblicato. Io ritengo più la seconda. Io ritengo, purtroppo sul sito parecchie volte o sono diciamo, nascoste le varie diciamo, sotto cartelle, ma oggi non l'ho vista, anche perché è data 17, quindi tra il personale in fede sicuramente questa non è inclusa. Guarda questa. Sì, ma mi perdoni comandante, l'ordinanza c'è, ma lo sapete, l'ufficio è stata notificata, la comunità, che dovrebbe essere pubblica. Questo sì, dovrebbe essere tra l'altro. Queste sono ordinanze che tra l'altro vanno coperte con gli omessi. Cioè, con gli omessi si sono pubblicati. Cioè, no, altrimenti saresti. Se non è pubblicato è solo credo, no. Se non è cambiato dal 2017, dal 2018 a oggi, l'ordinanza per intero tu l'hai pubblicato sulla sita sindaco il 7 agosto 2021, per intero, senza omissis. Ma lascialo prendere l'omissis, a me non interessa. Ok? Sì. L'ordinanza sindacale? Sì. L'ordinanza dirigenziale? Sì, ma la è sempre la stessa, non cambia, si basa chiaramente. La legge è sempre la stessa, non è che in base a chi mette vanno messo in omissis o meno. Quindi l'ordinanza che deve essere pubblica per la cittadinanza, per noi consiglieri, non è pubblica. Ecco perché noi purtroppo qui richiamiamo dati che sono a conoscenza da su internet o altro. Quindi apprendo oggi che il suo abbia fatto questa ordinanza. E mi chiedo sempre, dal 17 a oggi, o da quando è stata notificata, le forze di polizia locali hanno fatto degli accessi per verificare... Sanzioni. L'hanno fatto, sto chiedendo, perfetto, se l'hanno fatto anche sanzioni dell'ordinanza di. Scusa, perché non faccio cioè cambiato è un po' più complesso. Prego. Facciamo una domanda. Perché se secondo me magari andrà ancora più. Sì. Prego. Verificare andare, e quindi abbiamo ricevuto questa nota insieme ai carabinieri 12, stiamo parlando del 12 agosto, ci siamo ripartiti e abbiamo fatto il sopralluogo per varie ispezioni e quindi abbiamo verificato le persone che c'erano e abbiamo appreso che c'era un circolo privato senza autorizzazione, senza scelta. Quindi abbiamo ricevuto le varie ispezioni a sanzione, a dare l'immediata cessazione dell'attività e comunicati gli atti al sindaco l'ufficio SUPOP competente in questo caso emana l'ordinanza di cessazione dell'attività che è stata fatta nel 2017. Nelle more ovviamente questo club
fatto, ha presentato una scia. Ha presentato una scia, ovviamente sopra voi l'abbiamo fatto, la scia è stata riscontrata anche dall'ufficio tecnico, dicendo che non poteva essere presentata perché non c'erano i requisiti sulla struttura vecchia usata, e adesso la dottoressa Palotto sta procedendo, non so se oggi o questi giorni, a preparare l'acqua e a prendere il diniero della scia che c'è stato il suo effetto. Quindi poi procederemo ovviamente a utilizzare la procura. Questa è la procedura. Quindi noi siamo partiti molto prima di questo evento. Per l'evento che è stato pubblicato da Telemica, vi spiego questa cosa che è completamente diversa. Ossia, chi è truffato deve scuotere dei bruciati, non di solito, ma anche casi presso la polizia. Da noi non è venuto nessuno. Non ha chiamato nessuno su questa vicenda, l'abbiamo appreso anche lì a giornale. E un'altra cosa devo dire, la truffa in questo caso si può ravvisare anche nei dettagli che sono autorizzati, perché io posso mettere su internet dei servizi a 5 stelle e arrivare a quando le persone si legano lì sul posto e vedono la persona, se ne tornano indietro. E quindi si crea tutta questa cosa, non che c'è un'attività. Cioè noi siamo andati, chi era presente lì aveva una tessera, perché hanno creato un letto, un circolo privato, e quindi abbiamo questa tessera e li abbiamo identificati. Ovviamente abbiamo, stiamo procedendo con tutta una serie di altri anche presso la procura. Purtroppo ogni anno cambia denominazione e siamo costretti ad avviare le procedure per altro amministrativo. Se questo ovviamente bisogna arrivare a noccio. Posso continuare? Grazie, grazie per intervenire in quanto responsabile dell'ordine locale. Se il consigliere Mancini vuole continuare l'intervento. Sì, grazie presidente. Allora, apprendiamo che non era tanto tempo prima. E diciamo, è iniziata l'attività ispettiva di accertamento qualche giorno prima, l'estate è iniziata a fine giugno e da luglio io ricevo messaggi da cittadini della nostra comunità per sapere se c'è un'attività ricettiva o meno. Io ho sempre detto che la mia conoscenza non c'era. Quindi diciamo che il nostro ente si è mosso abbastanza in ritardo rispetto alla partenza. Ma l'importante è partire, dico io, va bene anche questo, comandante. Il reato di truffa è normale, il reato di truffa è perseguito da quelle parte. Se la cella segue, quindi cioè, capiamo, il codice penale è bello chiaro, se la parte vorrà farsi valere i propri diritti, saprà, a prescindere se la chiama il sindaco o la polizia locale per invogliarla a fare o meno nella querela di parte. Verrà sentita insomma l'informazione. Ma lei mi insegna, comandante, che c'ha 3 mesi di tempo la parte lesa per poter fare la querela, quindi quando avrà il rientro a casa della località dove abita, non sappiamo dove abita, farà la querela se era opportuna per fare il suo diritto. Qua non interessa se il servizio è stato ottimale o non ottimale, se gli 800 euro rispecchiavano meno il servizio. A noi interessa, quelle persone potevano stare là sì o no? Oppure dobbiamo aspettare che succeda qualche cosa, come è successo in passato, che un ragazzo è smutato e è trovato di morto? Perché l'anno può succedere che cade un bambino e si fa male in piscina? E così via. Ecco, il problema è che dobbiamo chiederci, non il servizio, se è stato buono o meno. Allora dobbiamo chiederci, là potremmo stare con le persone, possono stare con le persone, sì o no? E siccome non lo so se tutta quell'area o quale particelle sono sottoposte a sequestro, vorrei capire se le sottoposte a sequestro sono occupate o non occupate da queste persone. Altrimenti andrebbero denunciate per violazione dei sigilli e avremo un altro capitolo. No, perfetto, non c'è. E concludo questo intervento, attendo che così non finisce più. Però un piccolo inciso al sindaco. Sì, non puoi dire che ogni osservazione, ogni diciamo, apertura di critica verso questa imitazione, l'opposizione, parlo per me, fanno polemica.
dite voi una cosa e diciamo è una storia d'amore. Facci capire, c'è una libera espressione politica da parte dell'opposizione e della maggioranza. Quindi l'invito qual è? Non usare ogni volta la polemica dei nostri confronti. Tutto qui. Grazie, consigliere. Io devo risponderti per assicurarti. No, no, non mi assicurare. La storia d'amore è rivolta anche a te. Noi amiamo. Io amo una cosa che basta. Benissimo. Non è una risposta polemica. La nostra è una, come dire, diatriba dialettica, uno scontro dialettico che, se permetti, deve autorizzare anche noi a rispondere alla critica, come tu la definisci. Non la intendiamo come polemica, la intendiamo come sano confronto. Poi, se non, diciamo, allora, riesco ad esprimere una serenità. L'invito che ti faccio è usare questo tecnologia, un sano confronto, no? Guarda, è sempre un sano confronto, anche quando il confronto si inasprisce un po', ma fa parte della dialettica, e anzi, ben venga, qualcuno la chiama il sale della democrazia. Mi fa specie che il sale della democrazia insaporisce la pietanza quando viene dall'altra parte, ma poi no, viene intesa come una minaccia, come una scarsa accettazione del confronto quando noi rispondiamo. Io rispondo per dare a te la possibilità di chiarire delle posizioni, così come chiarisco le mie quando ascolto te. Quando noi usiamo l'hashtag che ti invito ad usarlo, una lunga storia d'amore, è proprio questo. Sono ormai quasi 5 anni di una lunga storia d'amore che coinvolge anche i nostri confronti. Non è odio, non è guerra, è un sano confronto. Grazie. Grazie, sindaco. Sono commosso. Quindi se non ci sono più interventi sulle comparse del sindaco, possiamo procedere alla trattazione del secondo appalto. Sì, prego, consigliere. Quindi chiede l'intervento del consigliere. Due minuti prima di lasciare l'assise. No, per poi che volevo andare. Solo perché volevo, lasciando stare le importantissime questioni affrontate, però se ne è analizzata una che mi sta particolarmente a cuore, e nelle comunicazioni, che sono l'unico ritaglio che posso avere, vorrei esprimermi pubblicamente, perché se no non si ha mai, come dire, purtroppo i comizi sono scarsi durante il Covid, scarseggiano, e siccome sono notoriamente ciò che Pinuccio sa mi galvanizza di più, dovrò aspettare il mese di maggio. E, dicevo, su tutte queste tematiche, non mi ricordo chi ha forse un coraggio affrontato questa cosa, vedo uno scatenarsi di ex amministratori, ma proprio noto una sorta di gara a ex amministratori che danno latentemente dell'ignorante. Borracci mi dice, perché giustamente ho visto che giustamente si è dovuto difendere da parte di ex amministratori che non sanno leggere gli atti, non sanno leggere. Premesso che giustamente quello aveva fatto l'intervento giusto, che aveva letto il consiglio comunale, l'errore della cosa. Oppure su alberi, verde, pieno di legno, che non so, gente che ha amministrato questa comunità 3, 20, 10, 5 anni fa, che ogni giorno perde il suo tempo, perché potrebbe impiegarlo benissimamente in altro, che non giudico che saranno valenti in altri campi, nel insegnare a me e agli altri colleghi, all'opposizione come si deve fare l'opposizione e alla maggioranza come si deve fare la maggioranza. Ma io voglio chiedere una cosa, ma non ci avete fatto? Voi che eredità ci avete lasciato? Ci avete dato un paese in mano disastrato, questa comunità è disastrata e questi problemi ci sono anche e soprattutto per colpa vostra, che avete amministrato da ciucci questa comunità, perché
È chiaro? Quindi non accetto io e i colleghi lezioni da nessuno di voi su come si amministra una comunità, perché se questo comune è stato lo schifo che noi ci ritroviamo in mano è anche per colpa vostra. Fate un po' di autocritica, capisco che c'è chi si vive male la pensione, capisco che c'è chi vive male il fatto di che non amministra e non amministrerà per tanto tanto tempo. Io a voi non devo dare conto, io do conto ai cittadini che mi votano. Se vorranno mi e ci rivoteranno, se no staremo a casa e vi posso assicurare che non starò come voi a soffrire, non me ne affondo proprio niente, farò quello che sta meglio fare nella mia vita, ma certamente non farò le pulci agli altri. Su questa cosa proprio mi imbestialirò, ma non vi preoccupate che mi scatenerò a maggio. Grazie. Anche se poco a ridurre la tariffa di utenze domestiche, a
applicato 25.000 euro di avanzo di amministrazione per gli eventi, cioè non si è riuscito a calcolare, si tratta di un po' di euro, però come sapete io vado a montare un pezzo di essere, sempre pagare esattamente per 10 euro in meno che 10 euro in più, quindi ci sono delle risorse importanti, vanno spese, le stiamo prendendo, c'è bisogno di personale per spendere queste risorse. Abbiamo terminato la procedura relativa a un concorso e stiamo assumendo delle persone, già ce ne sono due in comune che stanno lavorando, una abitata all'ufficio ragioneria che si occupa in sostanza di pagamenti, un'altra unità è all'ufficio demografico. A settembre, come vi ho detto in precedenza, come ho detto prima, ci sarà un'unità che andrà a valutare l'ufficio di servizi sociali. Saldo cassa al 30 giugno di detenuto, 1.700.000 euro. Questo saldo cassa, o positivo, ci ha permesso, così come è successo negli ultimi eventi, di non ricorrere all'anticipazione di tesoreria. Quindi il secondo anno che non ricorriamo anticipazione di tesoreria, quindi non spendiamo eventualmente quando la tesoreria ci anticipa le somme, la tesoreria è una banca, la banca è una società. Quindi lucra, la banca si fa pagare, quindi non stiamo chiedendo anticipazione di tesoreria e di conseguenza non stiamo gravando sui cittadini quelle risorse, di quelle somme, di quegli interessi che pagheremo nei casi in cui dovessimo o meno fossimo ricorsi alla anticipazione di tesoreria. Un altro indice fondamentale per me, questa cosa non rilevata nel eventi, l'ho rilevata quando abbiamo approvato il bilancio, quando abbiamo redatto, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione del 2021, e lì c'è che è stato il pagamento, un indice fondamentale, perché dal 2021 la Corte dei Conti, se non rispetti l'indice di tempestività dei pagamenti, che è il 30 su 30 giorni di tempo massimo che possono passare da quando l'ente riceve la fattura a quando paga, ti sanziona. Quest'anno, per esempio, nel bilancio di previsione 2021 siamo stati costretti ad accantonare e sforavamo, se non erano 4-5 giorni, l'indice massimo, 30.000 euro di bilancio, 30.000 euro di risorse che sono da finire nel fondo di garanzia per i debiti commerciali e che sono risorse purtroppo che abbiamo perso. Io direi subito questa cosa al segretario comunale, il segretario comunale convocò un incontro con i vari responsabili, preavvenuti verbalmente, e poi inserendo il rispetto degli indici di tempestività dei pagamenti nel piano della performance. Cioè gli uffici devono pagare fatture di tempi stabiliti dalla legge, non si può eccedere, nessuno per una questione di rispetto nei confronti delle vite che lavorano per l'ente, che lavorano per conto dell'ente, che devono essere pagati a rate di 30 giorni. Ma anche perché l'ente viene sanzionato. Siccome a noi non piace perdere delle risorse, abbiamo inserito il rispetto dell'indice del piano della performance. E il dato che ho scartato dal sito del Comune di Palagiano al 30 giugno è di meno 15. Quindi in sostanza stiamo parlando di fatture anticipatamente rispetto ai termini stabiliti dalla legge. Se proseguiamo così, l'anno prossimo, quando avremo la legge di bilancio di previsione del 2022, non accadremo niente, quindi non avremo capacità di essere necessario, quindi potremo fare. È una questione politica, Presidente, non è una questione politica. Anche noi abbiamo da fare con le nostre famiglie altre, siamo qui per rispetto di tutti quanti noi presenti. Sì, anche noi. Sì, anche presenti, che anche di me. Posso? Prego. Roma. Sì. Come giustamente diceva il collega, in questo momento, se noi ci alziamo e andiamo via, quantomeno mettiamo nelle condizioni l'ente che deve
perdere minimo un'ora di tempo per richiamare le pecorelle smarrite. Siccome dobbiamo parlare di contenuti, perché a me piace parlare di contenuti, l'assessore ha snocciolato i suoi numeri, credo che abbia parlato di buoni mezza, ma in realtà credo che volesse parlare dei buoni codici. Perfetto. Allora, sostanzialmente l'assestamento di bilancio di cui oggi si discute riguarda 428.000 euro di maggiori entrate e 415.000 euro di nuove spese, con una differenza positiva di 13.000 euro. E più della metà di queste somme sono i 250.000 euro di cui l'assessore parlava, ovvero le somme da destinare per i prossimi bandi sul bonus di spesa legati a Covid. Quindi noi in questo momento, se ci alziamo e ci cambiamo, non facciamo altro che dare all'ufficio servizi sociali e altro magari un convenza che domani l'assessore va in comune e dirà: guardate che se dovete fare un bando sul bonus Covid, aspettate perché l'assestamento non lo abbiamo discusso e approvato. Cioè noi non andiamo via solo per questo, ma vogliamo che politicamente emerga che in questo momento su un atto comunque rilevante, oltre che nel merito, anche e soprattutto dal punto di vista politico, perché riguarda sempre l'iter procedurale di approvazione di bilancio, al momento non ci sono i numeri perché tutto qualche consiglio di maggioranza non c'è. Allora, nel ripeto, non serve a nulla adesso per noi fare lo sgambetto, andare via, non serve a nulla. Che servirebbe semplicemente ad aggravare l'inter procedimentale. Però è bene che valutiamo anche questo aspetto, che cittadino oggi. Noi facciamo il nostro anche oggi, evidenziamo che il fondo contenzioso di cui l'assessore parlava, fortunatamente la sentenza Sorace che aspettiamo probabilmente da qualche anno per gli eventi legati al Covid, tutti i tempi della giustizia ormai sono allungati, quindi la sentenza sta, diciamo, tardando, e questo probabilmente è un vantaggio per lei perché ci mette nelle condizioni, avendo già pagato il grosso della nostra situazione debitoria, di poter piano piano accantonare ogni anno qualche sommetta e quindi eventualmente essere nelle condizioni più agevolmente di far fronte ad un eventuale condanno, perché diceva bene l'assessore, mi fa piacere che dopo tanto tempo l'assessore ripete esattamente tante cose che ho detto io negli anni scorsi, ovvero che a fronte di una richiesta di 2 milioni e mezzo, barra 1 milione e mezzo, a seconda dell'opzione presentata dai correnti al giudice, noi abbiamo un accantonamento di 150.000 euro. Ripeto, altri comuni sono abituati, perché è previsto la posta del regolamento di contabilità in base al grado di soccombenza, così come valutato dagli uffici, in automatico dover accantonare somme che variano dal 75 al 50 al 25% a seconda se si tratta di contenziosi ritenuti ad alta soccombenza, a media o a bassa soccombenza. Se noi applicassimo questo criterio a fronte di 2 milioni e mezzo di euro, noi dovremmo accantonare il 75% della somma e qui dovremmo accantonare 2 milioni di euro, 1 milione e mezzo, ma volevo essere buoni il 50% della richiesta minima, e comunque dovremmo accantonare più di quello che abbiamo accantonato. Considerando, ripeto, che questa vicenda è una delle vicende che ci portiamo, è bene sempre ricordarlo, è una delle vicende giuridiche che ci portiamo come storico del nostro andazzo, ricollegandomi anche a quello che diceva prima il collega Serra, è chiaro che dobbiamo utilizzare al meglio questi eventi anche fortunosi, perché diciamolo pure, per la cittadinanza, per noi tutti a livello personale, il Covid è sicuramente una questione che ci ha intaccato pesantemente. Per gli enti, grazie ai tanti contributi, finanziamenti, trasferimenti, diciamo che in alcuni casi quasi alcune partite di trasferimento ci hanno aiutato. Pensate per esempio ai servizi sociali. Negli altri anni ogni intervento a favore delle fasce dei bisognosi doveva essere finanziato con fondi di bilancio.
arrivava Natale, arrivava Pasqua, dovevi far fronte alle esigenze delle fasce di bisogno, dovevi prendere i soldi dal bilancio e fare in buone spese con i soldi del bilancio. Quest'anno non abbiamo dovuto far fronte con i fondi del bilancio, addirittura ci ritroviamo in una fase come questa, dove abbiamo ancora 250.000 euro di buone spese. Chiaramente questo significa per il bilancio del comune non aver impegnato delle risorse per quel tipo di esigenza e poterle trasferire ad altri tipi di esigenze. Quindi, questo per dire che quando si amministra ci sono momenti in cui anche, diciamo, nelle disgrazie si ha poi, tra virgolette, la fortuna di ricevere attenzione sotto alcuni aspetti. E probabilmente l'amministrazione la segue da questo punto di vista, come altre amministrazioni ebbero la fortuna, scusate questo modo così cinico, ebbero la fortuna di gestire i tanti trasferimenti dell'alluvione, a cui gestì molto male, in un paragone che non ci sta, ma che vuole essere un modus operandi chiaro, questa amministrazione ha avuto un momento di tregua, perché da un lato la riduzione, diciamo, della pressione giudiziaria, perché molti dei contenziosi, come tutti i contenziosi italiani, hanno subito un rallentamento dell'iter. E quindi diceva bene l'assessore, questa sentenza che potrebbe rappresentare un problema per il comune, ci auguriamo di no, ma ripeto, ognuno di noi non fa il giudice, siamo legati a un'area di giudizio, non dipende né dall'assessore che è un po' fragile. Sarà il giudice a decidere se dobbiamo dare 150, 200, 500, 1 milione, 2 milioni ai Soraci o altro, perché è tutto per tutto. Sulla fattispecie la Cassazione ha già deciso, dobbiamo pagare. C'è da definire una quanta, se non si può dire una. Buonasera a tutti, sarò breve. In merito alla proposta che hai la proposta di prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di previdenza della polizia locale. La modifica è sorta a seguito proprio dell'introduzione dell'autovelox che ha incrementato ovviamente i verbali e quindi ovviamente sono accertate. Siccome dal regolamento era previsto una somma, una percentuale fissa del 5% minima e del massimo del 15% da calcolare sull'accertato dell'anno precedente e veniva accantonato per la previdenza di tutti. Siccome quindi le sanzioni sono aumentate notevolmente, quindi il calcolo appuntando il 5% su una somma abbastanza elevata, veniva accantonata una somma tale che incideva sulla spesa del personale. E quindi insieme alla dottoressa Scalera, l'ufficio finanziario, abbiamo pensato, essendo una somma che è prevista da 208 come somma da destinare alla previdenza dei vigili, ma non è obbligatoria, ma è facoltativa, in quanto nella delibera 208 che viene approvata della Giunta, il 50% viene destinato ai vigili. E tra questo 50% c'è una quota destinata alla previdenza e la Giunta decide facoltativamente di attribuire questa quota. Allora abbiamo pensato di modificarla lasciando la quota alla Giunta di stabilire, di eliminare la quota fissa del 5% e stabilire almeno un minimo pro capite pari a 500 euro. In modo tale da non incidere con la spesa del personale. La prima proposta originaria prevedeva addirittura la facoltà della Giunta di non prevedere nessun tipo di somma per la previdenza, ma destinata poi per altri fini, sempre per il 208. Poi in seguito, ovviamente, la discussione insieme alla Commissione, con varie proposte, si è ripresentata una nuova proposta con una parere favorevole da parte mia e della dottoressa Scalera di prevedere a questo punto una quota pro capite pari a 500 euro per ciascun agente di polizia locale. Questa è la proposta.
Grazie, dottor Senato Pietro, per la dimostrazione di lavoro e che si chiede se intende di intervenire in una discussione, considero che la ci resta.